Andrà tutto bene, puntata numero 448, sono le 14:08 del 25 novembre 2020, dagli studi di Aracne TV, Chiara Buccini, in collegamento con noi da Anguillara, Antonella Betti, la nostra amica ormai, giornalista, pubblicista, scrittrice, assistente sociale, soprattutto una donna impegnata a contrastare la violenza sulle donne. Antonella Betti è l'autrice del libro Vite strappate in Italia dagli anni 70 ad oggi. Oggi non è una giornata qualunque, oggi è il 25 novembre, la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Antonella, grazie di essere protagonista oggi di questo nostro appuntamento di Andrà tutto bene e di affrontare un tema così importante, ma che purtroppo spesso ci se ne ricorda soltanto in questa giornata del 25 novembre, e invece bisognerebbe tenere sempre alta l'attenzione. Benvenuta Antonella. Benvenuta a te, grazie mille dell'invito, un saluto a tutti i telespettatori. Sì, oggi è una giornata che per me, che sono stata vittima di un calvario durato 2 anni e 8 mesi, è una giornata un po' triste. Triste perché sebbene uno si tiene impegnato, comunque sia il ricordo ritorna. Ritorna perché uno fa un bilancio di se stesso e mi rendo conto che sono stata una macchina da guerra per quanto riguarda le denunce e quant'altro, però sono stata un pochino mancante nel mio privato, perché tant'è vero che se io mi volto indietro vedo solamente la proiezione di una vita che voglio. Oggi è una giornata che in molti ricordano e non dovrebbe essere solo questa la giornata, perché la violenza dovrebbe essere combattuta con misure e mezzi di tutela superiori rispetto a quello che si dispone. Questo perché comunque sia lascia un po' l'amaro in bocca, nel senso che questa pandemia, almeno a me, sta generando degli squilibri e degli scompensi a livello emotivo, emozionale, perché uno si rende conto di che cosa ci ho perso veramente. Io ci ho perso nel poter costruire una famiglia. Io ci ho perso per poter avere, diciamo, un lavoro, una normalità che al momento non ho. Divento, diciamo, come si può dire, un po' standardizzata in quello che faccio, cioè ho i ritmi scanditi come se fossi una donna macchina, nel senso che fondamentalmente è brutto il bilancio, se si può Non si, dire. nel senso, Antonella, non si riesce ad avere una quotidianità normale, chiamiamola così. No, io penso che ormai la quotidianità normale, come ce l'avevo prima che a 31 anni mi venissero a dare fastidio, non penso che ce l'avrò più, perché comunque sia ho un passato abbastanza ingombrante. Però non è solamente quello. Io ho molto rammarico per tutte le persone che credevo amiche, che hanno lucrato sulla mia amnesia, che mi hanno preso in giro, passami il termine, e hanno portato avanti dove io mi trovo a 38 anni che non ho fondamentalmente costruito nulla, capisci? Cioè io ancora devo aspettare la fine di molti procedimenti prima di poter avere anche una relazione, se volessi avere, ti posso dire, un'altra maternità. Cioè per me è tutto, capito, differente e I tuoi tempi sono scanditi da ritmi non tuoi, quindi da qualcos'altro. esattamente, la mia malinconia è proprio questa, che tutto quello che mi è successo non è dipeso da un errore che ha fatto Antonella Betti consapevolmente, ma io sto pagando i danni di bugie, di sotterfugi, di gente che ha lucrato e continua a lucrare spacciandosi per persone che meritano veramente quando in realtà non meritano niente. Quindi per me oggi è una giornata un po' sottotono, nel senso, io faccio sempre accoglienza, ma anche la mia associazione adesso ha ripreso a fare le prime consulenze non in presenza, ma attraverso WhatsApp, attraverso Skype, attraverso anche le video chat di Facebook dalla pagina. Questo perché oramai, cioè,
c'è l'emergenza che non è che sta dilagando rispetto a prima, perché l'emergenza non se n'è andata, il problema è che ci sono più tamponi e quindi le persone che prima non erano state scandagliate automaticamente adesso sono asintomatiche. Quindi per cui per me questa è una giornata di restituzione che io non mi aspettavo, perché per male sono sempre munita di molta forza, eppure mi rendo conto che tutto quello che io ho fatto avrà assortito degli effetti magari anche a livello del governo, degli organi diciamo più alti, però lo scotto da pagare che mi pagheranno, perché cioè io sinceramente parlando dovessi metterci anche 10 anni, ma io voglio tutte le persone che hanno sbagliato volontariamente in galera, questo è poco fuori discussione. Perché? Perché io spero che finisca presto tutto e il mio sogno è poter avere una famiglia. Sei talmente messa con le spalle al muro che t'arrendi, cioè neanche ti, come posso dire, neanche ci provi a ribellarti, perché tanto alla fine non cambia, il meccanismo non cambia, io sto andando avanti e devo ringraziare Dio perché ho un avvocato che ha veramente gli attributi quadrati sotto. Ringrazio i magistrati perché stare nel codice rosso, fidati che pesa alla fine, cioè pesa, perché comunque sia, è stata anche lasciata da molte amiche o presunte tali che neanche si rendono conto o si rendevano conto del male psicologico che dicendo mamma che sarà mai a venire a un centro commerciale, no, chi è vittima di violenza sembrerà una grande baggianata, io lo dico davanti a tutti i telespettatori, sembrava una baggianata, invece no, cioè, nel momento in cui tu con molto coraggio accetti di andare o presso i carabinieri o presso la procura come ho fatto io, la vita ti cambia, la vita ti cambia e ti cambia ancora di più se vengono scandagliati tutti i vari atti, e io mi sto rendendo conto anche di quelli che sono stati i miei sbagli, capisci? Comunque se di sbagli si possono chiamare, però in questa giornata sinceramente è la giornata per me del ricordo, quindi mi mancano i miei figli che sono al cimitero, mi manca il mio ex compagno che per asfissia dalla mia stalker femminile, perché io lo ribadisco, non mi interessa proprio niente, non mi silenzieranno mai, guarda credimi Chiara, lo ribadirò fino all'infinito, fino all'esaurimento nervoso, cioè il tram mancuso di rimbadi con la sottoscritta. C'è un conto in sospeso dall'oggi. Quindi guarda, ti posso garantire che starò tranquillamente come un cinese in coma. Sarà la vostra peggiore maledizione. Cioè voi maledirete il giorno che mi avete distrutto l'esistenza, perché sinceramente parlando vedo quello che mi manca, Chiara, capito? Io faccio tante cose, come tu hai detto, io scrivo, aiuto le persone. Però quando chiudo la luce mi rendo conto delle mie mancanze. Queste mie mancanze non sono state prodotte da me, ma da altri, e là mi sale la bestia, lì mi sale la bestia perché dici ma porca miseria, cioè un conto uno se la va a cercare, no? Cioè. Poi si può chiamare, ma io sinceramente proprio stamattina dicevo ma io quanto ancora dovrò subire ancora, cioè capito? Per avere una vita semplice, normale, quotidiana, insomma, ecco tu c'è sempre con la tua chiarezza, con la tua spontaneità, con la tua testimonianza viva e attiva, veramente ci coinvolgi in situazioni che è giusto denunciare, è giusto sapere, perché le donne non devono essere sole nel momento del maltrattamento e mentre si vivono queste situazioni pesanti, penso prima, dopo e durante, come si suol dire. Antonella, gli ultimi minuti io li vorrei dedicare alla cronaca, insomma, proprio di oggi, la notizia che proprio il 25 novembre sono state uccise 2 donne in Italia. Dall'inizio del 2020, 91 donne, stamattina 2, una in Calabria e una in Veneto, sempre per mano. No, c'è anche una terza, c'è anche una mamma che si è suicidata a Castellammare di Stabia. È vero, è anche vero. Una terza. È vero, è vero. Che è stata comunque anche una morte indotta, diciamo così, da una situazione pesante. È difficile, penso, anche per te rivolgerti alle donne, a chi ha pensato, ecco, di farla finita. Ma con la tua forza, con il tuo esempio, il tuo coraggio,
cosa dici a queste donne che hanno paura di morire ogni giorno, ma che anche ogni giorno pensano di togliersi la vita? Allora, sai Chiara, il discorso è che quando uno ha un shock psicologico così forte o hai una grande capacità di adattamento e resilienza per galleggiare, perché poi non si galleggia, cioè io non credo alle persone che dicono paffete, dalla violenza si cancella tutto con la gomma, non è così. Io dico che le capisco, perché ti posso dire che ci sono giornate che piango anche io, ci sono giornate che ho voglia di proprio di mandare tutti quanti a quel paese e di buttarmi pure io, cioè di farla finita come forma di espiazione. Questo perché a volte è un dolore talmente ben radicato dentro che chi non ha più la forza e la voglia di sorreggere un peso così grande fa un gesto così estremo. Io oggi leggendo la cronaca è da lì proprio che mi è venuta la cosa di dire ma anch'io, cioè, che fine sono destinata a fare? Perché fondamentalmente nessuno si rende conto. Ho detto, in Italia si deve arrivare al morto per capire che sono ferite che ti scavano dentro, è come se uno avesse solamente l'involucro del cuore, ma dentro fosse una trincea, capito? Solo che alle persone dall'esterno non interessa. Ecco, io sono rimasta molto toccata da tutti e tre i casi di cronaca, ma soprattutto dalla mamma di Castellammare di Stabia, perché una mamma che è stata privata dei figli, privata di tantissime cose, umiliata, decide di farla finita. Beh, insomma, diciamo che smettiamola di dire che non è colpa di nessuno, sì, è colpa deliberatamente di tutte le persone che hanno preferito tacere, perché è più facile. Anch'io potevo essere omertosa a dire arrivederci e grazie, tanti saluti, invece no, perché l'unico modo, guarda, Falcone e Borsellino dicevano che si muore una volta sola, no? E io muoio una volta, muoio tutti i giorni perché ho paura. Chi non ha paura muore una volta sola. Io muoio tutti i giorni, però arriverò sinceramente a far cambiare perlomeno le cose, perché il cambiamento deve essere culturale. Le donne continueranno a morire, le donne continueranno a soffrire in silenzio, così come la mafia silenziosamente continuerà a reclutare altre persone se uno non ha la buona idea, come ce l'ho avuta io, di continuare a rompere le scatole. Perché io faccio il valore aggiunto, perché inconsapevolmente sono nata dal ramo buono di quella famiglia e quindi io sono l'unica vivente che ti può mettere il ditino lì dove tu non puoi opporti e generare tutto questo cambiamento. Però se il cambiamento non è culturale, Chiara, oggi il 25 novembre ne sono morte tre, domani, nei prossimi giorni, ne moriranno tante altre, così tante altre vittime della tratta, perché oggi non ci dimentichiamo che la violenza delle donne non è che solamente la violenza tra le mura domestiche, c'è anche la violenza dipesa dalle donne sottoposte alla tratta, alla prostituzione, alla schiavitù. Ognuno, insomma, in questo fenomeno che vediamo essere in crescita, ognuno penso che debba fare la sua parte come può. Siamo in chiusura di questa nostra puntata Andrà tutto bene, dedicata proprio al codice rosso, al 25 novembre contro la violenza sulle donne. Antonella, veramente tanto per questa tua testimonianza e per questo tuo momento sempre di condivisione con noi e con i nostri telespettatori e per quello che fai, con il coraggio e la forza con cui lo fai. Grazie Antonella e alla prossima. Grazie mille a te e a tutti voi. L'importante è parlarne sempre.